Eccolo qui, l'arcangelo Michele, raffigurato mentre sconfigge il demonio con l'elmo e la spada. E non è un caso che questo santo guerriero sia stato tanto venerato nell'Europa dell'Alto Medioevo. La sua figura marziale, infatti, è la più vicina alle divinità di quei popoli nordici che la Chiesa voleva evangelizzare. L'abbazia è forse uno dei luoghi più celebri legati al culto di San Michele Arcangelo. Ma non tutti sanno che questa abbazia è nata ad imitazione di un santuario italiano. Si trova sul Gargano, il più antico santuario dedicato a San Michele. Sorto intorno alla grotta nella quale l'arcangelo sarebbe apparso nel 490, era il principale centro dedicato al suo culto in tutto l'Occidente e una delle principali mete di pellegrinaggio della cristianità. Quando due secoli dopo l'arcangelo apparve in sogno al vescovo di Avranches, nel nord della Francia, la tradizione vuole che gli abbia ordinato di erigere in suo onore una chiesa sulla roccia. E fu proprio ad imitazione della grotta di Monte Sant'Angelo che l'uomo costruì la prima chiesa sull'isolotto di Mont Saint-Michel. Le strade dell'Europa si intersecano e si incontrano.